Un mondo senza la Russia, dove conduce la miopia politica di Evgeny Maximovich Primakov, acquista i diritti anche della pubblicazione italiana curata e promossa dalla Rumarco, Russian Marketing Company. L'autore è già primo ministro e ministro degli esteri, accademico delle scienze della Federazione Russa, a capo del gruppo di importanti istituzioni e organizzazioni russe, ha incontrato a Venezia le istituzioni pubbliche, economiche, culturali e molte aziende del Veneto. Nel libro l'apprezzato scrittore ed autorevole statista illumina lo scenario politico del XXI secolo. Quello che emerge è che la potenza economica mondiale non è più concentrata nelle mani delle due grandi rivali della guerra fredda. Oggi, nei giorni della globalizzazione, l'equilibrio delle grandi potenze mondiali si gioca nel riconoscere l'esistenza di vasti campi di interessi oggettivamente comuni nel nuovo mondo che si va formando e perciò nella capacità di riconoscere, valutare, contemperare e regolamentare questi interessi. L'idea è quella di proporre un modello di business imprenditoriale e istituzionale allo scopo di agevolare lo sviluppo delle imprese e degli operatori economici, favorendo opportunità di collaborazione e di realizzazione di iniziative che possano essere condivise e promosse reciprocamente. Il primo esempio di questa cooperazione tra nazioni è data proprio dall'Italia e dalla Federazione Russa, che il 6 aprile a Mosca hanno siglato l'accordo tra Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa e la Rumarco, Russian Marketing Company. L'accordo di collaborazione economico-finanziaria e culturale tra l'Italia e la Russia ha difatti sancito la nascita del partenariato ufficiale con la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa.